Che effetto ti fa essere accostato al Palermo? Ma hai sentito il tuo agente? Sai, insomma, se c'è qualcosa di vero, ti ha parlato perlomeno di questa possibilità? Comunque possiamo dire che chiaramente Palermo sarebbe una soluzione più che gradita nel caso in cui dovessi lasciare Cesena. Tu tra l'altro sei già stato in Sicilia perché hai avuto un'esperienza seppur breve nel Catania, quindi in qualche modo conosci anche la terra e il calore della gente siciliana. Tra l'altro, parlando proprio del Palermo, cosa ci dici, insomma, della formazione rosanera? Hai avuto modo di seguirla, nella scorsa stagione, hai visto qualche partita, poi hanno sfiorato la Champions, insomma. Esatto. In che rapporti eri con Fabio? Appunto, no, eri suo compagno alla Fiorentina, in che rapporti sei rimasto con lui? Ma è capitato per sbaglio di parlare anche del Palermo allora? Oltre Liverani c'è stato qualche giocatore che ti ha impressionato particolarmente, magari chiaramente Javier Pastore, visto che poi è un centrocampista come te. Hai sicuramente comunque un giocatore a cui ti ispiri, anche in generale, puoi farci qualche nome, giusto per renderci l'idea. Quindi comunque tu sei un trequartista, un centrocampista votato più alla fase offensiva. Ok, per concludere, qual è la tua situazione contrattuale con il Cesena, ce la ricordi? Ma gli obiettivi comunque per il futuro, insomma, la tua posizione, speri di restare, pensi che ci sia comunque qualche possibilità che puoi lasciar Cesena? Quindi comunque ci hai avuto delle altre richieste anche in Serie A, quindi. Ok, quindi ci sono altre squadre, probabilmente oltre il Palermo, interessate a te, questo è il senso. Sì, le altre squadre lo so, però questa